Ma buongiorno, buongiorno, come la va, come la va, come la va? Ciao Salvo, ciao Maria, ciao Vince, come va? No, la voce acuta in questo momento, no, sono bestia! No, uffa, mi sa che ho fatto male a mettere questi effetti, mi sa che metterò un paio di minuti come cooldown per questi effetti, disgraziato! Come state ragazzi? Noi oggi iniziamo prima perché alle 4:30 sarò in live da Onlinora e giocheremo a Lunch Lady e Underlock insieme a Norisawa e Liquid Shinozaki. Ciao Piz, come stai? Ma ancora ce l'ho l'effetto, dimmi le note, prego. Aspettate un secondo, che cosa ho fatto? Ok. E oggi appunto andiamo a provare questo giochino che è molto interessante, me l'ha suggerito Beans. E andiamo appunto a vedere. Ehi, ci sei? Non comincia. Si è bloccato? Cioè vedo cose che si muovono, però. Ma che stupida, non ho acceso il pad, forse si è spento. Comunque, come stai, Piz? Tutto bene, tu? Ok. Andiamo a vedere appunto questo giochino. Che mi hanno detto che è molto carino. È un gioco alla Limbo. Se conoscete Limbo, sapete di che cosa parlo. Ovvero un platform un po' scuro. Non so nulla di questo gioco. Davvero non ho mai visto nulla, non so nemmeno un minimo della trama. Penso che la trama vada a interpretazione, come è stato per Limbo, come è stato per Little Nightmare e giochi così. Però a me mi sembra che l'audio è veramente basso. Scusate, un attimino. Ok. Piz, aspettiamo un attimino per gli shot perché siamo ancora pochini. Poi ti giuro che lo faccio. Ok, c'è un camion. Oddio, maciaca. Quindi stiamo scappando da qualcosa. Ciao Splice, ciao, come stai? Non so perché, ma non mi fido delle foglie. Little Nightmare mi ha detto che non mi devo fidare delle foglie. E qua? No, che devo fare? Splates? Tesoro, tu c'hai un nickname complicato, zia, però, Povero bimbo. Oh, c'è il frigorifero di Indiana Jones. Ok. Posso fare qualcosa? Posso, tipo, tirarlo? Ok, sì. E c'ho 31 anni! Cioè, vabbè, io dico così poi. Ma c'è il cane là! Non so perché, ma non mi fido di quel cane, però vabbè. Ticchi, 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 ticchi. Ciao, Dani! Ciao, Dani, come stai? E tu quanti anni hai, Splites? Io c'ho 31 anni. Sono vecchia. E poi faccio vecchi di cognome, quindi. Oh, aspetta un po'. No, aspetta, oh! Sento il cane! Non mi piace sta storia! Dai che arriva il cane e me mena, me mozzica! No, non... come gli è? No! No, 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 io non voglio andare qui! Non dire cagata che non sei vecchia, sono vecchia! Vai Vince, e mi fai la clip di prima, voglio sentirvi. Ragazzi, ho messo gli effetti vocali riscattabili. Con 1000 punti potete farmi avere una voce molto acuta o una voce molto profonda. Quindi vedete voi.
Ciao Iper, come stai? Perdono se non passo tante volte. Davvero, però la sera mi trovo sempre impegnata o che crollo sul letto perché c'è il gatto che di notte non mi fa dormire. Fallo più spesso, mi sono delle bestie. Tutto bene, tutto bene. Ma mi hanno preso. Ma mi hanno preso e mi hanno fatto male. Non si fa. Ah, ok, mi devo nascondere. Marco, corre, no, la voce profonda. Va bene. Devo correre, devo correre. Devo correre. Ok. Io non ho ancora abbastanza punti. Allora li spammerà Vince per te. Tanto Vince si sta divertendo. Scusate, stavo clippando. tutto bene comunque. Oddio, 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 oddio. Oddio, 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 m'hanno visto. Oddio, 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 m'hanno visto, m'hanno visto. Oddio, m'hanno visto. No, 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 non mi piace sta cosa. Quindi sono un bambino che scappa da qualche cosa con la gente con le torce. Ma sei un figlio della merda. Tu che fai? Spari un bambino. E Ifer, call me Ifer. Che stai portando ultimamente, Ifer? No! Non ho preso! Ciao Nori! Nori, con la voce profonda! Ciao Mauri! La gente mi mena! Io non voglio essere menato dalla gente! Ciao! Marcor! Come devo fare io qui? Ma scusa! Ma c'è questo che mi spara! Questo che mi rincorre! Nori! Ragazzi, appunto, seguite anche Nori. Che oggi giocheremo insieme. Ecco, ho sbagliato io per di cose, per leggere la chat. Che oggi giocheremo insieme a Only Nori e Liquid Shinozake. Shinozake? Era Shinozake, vero? Perché ha cambiato nickname e ancora lo devo elaborare, sto nickname nuovo. E a Lunch Lady e Underlock. Però voglio sapere se il liquidino se l'è comprato su sul gioco. Niente. Aspettate che comincia a alzarsi l'audio. Sul gioco c'ho un audio un po' strano. Ok. Grazie Vince. Guarda, è la stessa cosa che mi avete fatto ieri sera. Mi avete affogato. Tu ci guardavi le mutande. Ti pare giusto che ci guardavi le mutande? Mamma mia! E adesso che devo fare? Ok, dovevo aspettare. No! No, 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 no! No, è fine! Ah! Ho fame! Ma che fai? Spari ai ragazzini? No, i cani! I cani! I cani! I cani no! I cani no! No, i cani mi fanno venire un'ansia perché corrono più degli umani, quindi... Oh, no, no, no. Era tipo bloccato. Ma mi ha preso lo stesso. Ok, ma è bello sto gioco, c'è chi lo critica, ma mi piace un sacco, ma è molto carino. Cioè, è il solito gioco alla Limbo. Ecco. Piu piu. Limbo l'ho giocato e non mi è piaciuto. Forse perché l'hanno dato troppo in giro. L'avevo giocato. Non ci ho capito molto perché lui dovesse cercare la sorella, cose così. No, non è che mi è piaciuto più di tanto. Ma c'è il comando, Mauri. A livello di enigmi, Limbo è una spanna sopra Inside. Non me lo ricordo gli enigmi. Ci ho giocato tanto tempo fa perché lo davano con il plus. Poi hanno cominciato a darlo un po' dappertutto, sto gioco. E mi era andato un po' a noia. L'avevo giocato un po' di volte.
Che ha fatto? Che ha visto? Però vedo cose. Ah no, sono lucciole. No, non sono lucciole. Che sono sti schifi? Ah, sono pulcini! Sono i pulciotti! Ma sotto la pioggia, Borelli, si ammalano. Nora! Nora, tu l'hai giocato questo? Appunto, rifacciamo lo shoutin' a Nora. L'abbiamo fatto poco fa. Nora, se vuoi puoi approfittare dei punti canali per farmi avere una voce molto acuta o molto profonda. Io non l'ho mai giocato, non l'ho manco mai visto questo, non so proprio di che cosa parla. Cioè, so bene o male che c'è sto ragazzino che scappa, che è una storia tipo Little Night. Ma alla fine, effettivamente non so niente. Si sa mai, voglio usare. Ok, aspetta. Ok, si può fare. Perfetto. No, la voce profonda e la voce acuta. No, insieme! Chissà che cosa sta uscendo Fuori! Non posso fare niente? fuori. No, è uscito tipo un eco da chiesa. Ma davvero? Oddio! Quindi, vediamo un po'. Mi sa che c'è qualcosa che lo blocca lì. L'eco alla Moro, no? Che brutta cosa. Ah no, lo devo far cadere. Ok, niente. Emba? Mette. Nome di pulciotti. Non metteci un maiale. Ah, ok, c'è un'altra cosa qui. No, lei con l'amore no, ti prego. Ma sto tornando indietro così. Non credo che sia qua. I maiali di Tombi, tutti morti però. Comunque dice. Ma i pulciotti che carini! Sono un po' troppi però. Riprova adesso a farmi fare un effetto, Vince. Non so che devo fare. No, non mi dire che ci devo mettere i pulcini qua. Non mi dire che ci devo mettere i pulcini. Ok, oggi solo voce acuta per me. Ok. Venite pulcini. Ti prego, non mi dire che ci devo buttare. Davvero i pulcini, mi sento male. No. Non ho ben capito quello che devo fare, però ok. Eh sì, hanno l'imprinting. Praticamente, vabbè, non è proprio l'imprinting, vabbè, però. No. Aspetta. No, aspetta, non mi piace sta cosa. Devo fare una corsa qui, perché loro c'hanno. Imparano a fidarsi degli sconosciuti. Comunque sì, l'ho giocato e mi è piaciuto un sacchissimo. Perfetto. Visto che oggi non sapevo che fare perché dovevamo fare appunto la live. No, i pulci! Poverini!
ok. No, uno è morto! Uno è morto! Ma guarda tu che sala vedi! Vergognate, vezzozzi! Mi sento in colpa, ciao Paolino! È morto! E dai, non si fa. Ma che è Assassin's Creed? Dai, è chiaramente Assassin's Creed. Ma forse si è buggato, dai, speriamo che si è buggato. Un salto della fede, mamma mia. Il pulcino, però mi sono sentita in colpa per i pulciotti. Che nella vita reale, se poco poco li sparavi a quella velocità, diventavano le schiacciatine. Ma la lista dei comandi, come faccio a vederla? Dei suoni, dici? Punto esclamativo suoni, mi pare. No, vabbè, fagli fare il comando. Il comando c'è. Ma li mortacci tu? Io stavo a vedere che ci stava in mezzo a ste robe. Ma che c'hanno i vermi? Piu piu! Ah. No! Mamma mia! Ma gli cammino sopra, ma chi so? GG, maialino! Bella passerona che Bella sei! passerona che sei! Aspetta, eh! Eh no! Non ce la fa! Ciao Mike, come C'è stai? del fanculo nell'aria. Sì! Ah, meno male! Morto? E adesso? Ciao Luca, come stai? Lo facciamo lo sciodino sia a Mike che a Luca, per favore. E mo che faccio? Che schifo. Vuoi venire con me? Grazie. Oddio, è una scena abbastanza ambigua. Mi mancava il mio sound in un simil limbo, direi. Sì, è un simil limbo. Aspettate. Ma guarda tu che sala vedi! Vergognate, Cos'è vezzotti! sta roba? Che devo fa? Che cazzo devo fa io mo? Tette, che Che belle belle le tette! tette. Sì, dai, ti dono 1 euro per le tette. Ok, e adesso? Ma tu guarda che roba! Diventato Ant-Man for Flat! Ah no, Human for Flat! Come scendo? Che schifo. Sta ballando. No, stavo comandando quei poveracci là dietro. Vedi perché questo gioco ha dei colpi di genio? Quello sì. Quello sì. Oddio, pensavo che si potesse afferrare la lampada. Comunque, ciao Sbelele! Gioco inside, appena entro sento parlare di tette. Oddio, non ho detto tette. Ho detto tette. Ah, tette, il sound. Come stai, Belele? Sbelele. Vabbè. Oggi sono scema. Più del solito. Comunque, ragazzi, davvero, come state tutti quanti? No, Vince, la faccia acuta, no!
solo bambini quelli che vengono catturati, anche persone adulte. Ho appena finito di prendere... No, Vince, sei una bestia. Che hai mangiato, Paulino, di buono? E quindi? Ma che ho fatto questo? Ah, ok. Ma ci arrivo? Mi sa di 9. Ok, sì. Ci piaci così, va bene. Polpette di Bavaria e patatine fritte. Ma anch'io voglio le polpette di Bavaria. Una pupetto, un bicchiere di vino d'Reno. La sedia. No, la sedia non la posso prendere. Cosa succede? Ho messo gli effetti vocali, grazie a Norisawa che me l'ha insegnato. Ho messo gli effetti vocali che posso farvi riscattare una voce molto acuta o una voce molto profonda. Ah, questi sono pulciotti che volano, per fortuna. Merendano con cioccolato. Devo fare un favorino a Nori per questa cosa. Guarda, se ti do una mano io senza che Nori Porello si metta a spiegare 200.000 volte questa cosa. Ciao Piro! Ciao Piro, come stai? Non è complicatissimo, ma ci sono tante cose da fare. C'è un bel problema qua. Allora, io giustamente, come ci arrivo lassù? Ah, ok, ok, sì, sì. Perfetto. Una leve così non si può sentire, ma come no? No, calcola se magari dico qualcosa di serio, qualcosa di molto divertente con un certo tipo di voce, no? Vince, gli fai vedere la clip di prima, per favore. Ma no, aspetta. Allora, io non penso che mi debbo buttare da qui. Immagino. Posso. Oddio, la voglio sentire prima, però. Uffa. E niente, l'unica cosa è andare qui. Però penso che devo trovare l'inclinazione giusta. Ovvero fare così, giustamente. Si può fare e lo faccio. Oh, una risata particolare. Il cane! Il cane! Oddio, il cane. I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Ok, fatto. Senti i pulciotti. Oh, una cassaforte. Ma che sei scemo? Io ci muoio così. E ci sono morta, infatti. È gravissima la cosa, spero che accada con la voce profonda. Lo possiamo fare subito. Sblocchiamo la voce profonda per Sbelele. Babba via, babba via. No. Ma come no? Comunque è bellissimo sto gioco, secondo me. Mi hanno detto che è molto bello, molto profondo. E anche se ha interpretazione è molto, come dire, inquietante. Ecco, inquietante penso che sia la parola giusta, quella che cercavo. Cos'è? Ah, collezionabili. Ci sono anche i collezionabili. Non immaginavo. E niente, l'ho riscattata alla fine. Aspetta, ti faccio la risata. Va bene così? Ci sono dei collezionabili che sbloccano un finale segreto. E che cacchio, mi sa che l'ho già saltati, eh? Aspetta. Ok. Vediamo un po' che cosa mi fa comandare. Personcine.
Si menano? Ah. Come faccio a fermarne una? Lo fa così per forza. La voce acuta, aiuto, aiuto. Dai, smontati. Non mi si smonta il personaggio. Ciao Gele! Oh no, ho sbagliato. Ho sbagliato. Allora, aspetta. Scendi giù. L'hai giocato anche tu, Kele? Tutto bene, tu come stai? Ovviamente lo sciodino, grazie. Oddio, è un casino qui. Aspetta. GG. Trasloghi? Ma quando è la data definitiva che finite tutto? Prafa, grazie. Grazie mille. Non so se è partito l'avviso, però comunque oggi pomeriggio, ve lo ripeto, sono da Nora, che giochiamo insieme a Nori al liquidino, a Lunch Lady, la signorina del pranzo, e sotto chiave Underlock. Niente, mi mette la voce profonda. Vi piace la voce profonda? Madonna, quanto è inquietante tutto ciò. Ui, ho sbagliato. Ok. Ok, ho fatto. Ui, ho sbagliato. Però ho visto che c'era una palla. Ho visto che c'era una palla e la andiamo a prendere. Vediamo un po'. Poi ragazzi, abbiamo deciso io, Nori e Nora che ci alleneremo a Outbreak. Perché sì, perché noi non ci sappiamo giocare. Ci alleniamo, ebbene sì. Non c'è nient'altro qui giù, eh? No, infatti, c'era solamente una palla. L'enigmista. Adori. Questo è tutto merito di Nori, che mi ha insegnato a fare gli effetti voce. Perché io effettivamente mesi fa li volevo mettere, solo che non ero capace. Nori c'ha una pazienza infinita, signori. Davvero, lui si è andato a studiare tutte queste cosine, perché tramite un amico gli è arrivato un programma. E lui con i tutorial, tutto quanto, si è studiato tutto. E dice, allora devo fare così, devo fare così. C'ha una pazienza infinita. Io già scleravo a quest'ora. Infatti me l'ha insegnato lui. Ah, ma Nori sì. È sempre da sposare, Nori. Tranne quando trolla su Human Fall Flat. No! Mi volevano far cadere. Penso che fosse scriptato, però. Ui! Mamma mia! Pelo pelo! Ok, adesso come faccio a scendere? Immagino così. Ok, sì. Poi ci ha fatto vedere il casino che c'è dietro i comandi che stanno sul canale di Nori. Ma babia. C'è un sacco di comandi lui. Però, oh, sono belli. Sono veramente belli. Lui ha pure gli effetti sulla webcam, perché io comunque non ho la webcam e non mi servivano. Però si possono mettere anche gli effetti sulla webcam. Sempre redimabili tramite i punti. Che non potete capire quanto può essere non difficile, però è un po'
ti ci devi impegnare un po', ecco, per farli mettere come riscattabili. Perché Twitch non ti dà la possibilità di mettere un comando e renderlo riscattabile. E normalmente devi installare un certo tipo di programmi, eccetera, eccetera. Allora, io qua che mi invento? Io un po' se è così? No. Quindi dovrò spostare la scala. Ah, lo vedi? Sì, sì. Dice Nori che praticamente se avesse un po' più di tempo starebbe a fare altre cosine per il canale. Oddio. Oddio, 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 oddio. Oddio, come non mi piace sta storia. Signore, mi mette l'orchino mentre faccio cose, tranquillo. Grazie, Gele. Allora, aspetta. Io prima alzo il cancellino e poi vado. Devo fare per forza così. Ok, sperando che non torna giù. Ma penso di no. Moro, TVB! No! Con la voce acuta! Come ti hanno ripetuto il messaggio di Gele? Ah! Aspetta! Moro, TVB! Moro, senti, ti volevamo fare una proposta abbastanza zozza. Senti, io... Nori e Nora, vogliamo... cominciare a giocare a Outbreak. Ti va di farci un po' da guida, cose così. Però non devi andare spedito come fai con me, Nel senso che tu quando giochiamo insieme vai direttamente spedito e non mi spieghi quello che devo fare. Ci devi insegnare le cose però con calma. Se è zozza allora sì, ecco. Aspetta un attimo però. È ancora aperto qui, eh? Oh. No, non era aperto. Comunque, come stai, Mauro? Ti sei ripreso da stanotte? Oddio! Cado di sotto! Niente, ho accoppato una persona. Ho fatto la cacca e sono pronta ad affrontare un nuovo day. Perfetto. Oddio, qua è come incubo, te prego, no, Te prego, fai che non è come incubo, perché io ci ho perso tipo una vita appresso a quel cazzo di pezzo di incubo. No, che devo fare qui? Ah, devo saltare. Ma io non ho mica capito sta storia, perché lui fa così. Cioè, che cosa sta a significare tutta sta cosa? Tipo zombie? No, cazzo, ho sbagliato. Sbagliato, mannaggia. Me l'ho presa bene con i salti. E niente. Qui non devo saltare, ok. Ma pensate che cacchio devo fare?
quanto le odio, queste cose a tempo. E basta. Dai, ho preso il ritmo. Oddio, sento rumori strani. Non mi piace, sento rumori strani. No, ma riconosco il cane. Dai. Ok, Paolino. Vado. Via. Oddio, il cane corre troppo forte, c'ho paura. No, il cane mi sta a seguire, ma sei una merda. No, 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 no. Ciao Paolino, ciao Arrutti. ciao Salvo 87. No, è impossibile, non ce la faccio. Parla Arrutti. Dai, ho capito come si fa, Mazza quanto mi mangia, mi mangiucchia forte. Via, 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 corri, bastardo. Meno male. Che bravo cagnolino al cacchio! Ah, comunque, come stai, Salvo? Io lo porto qui. Ma fammi mangiare, ma che me frega! Allora, vediamo un po'. Oh no, aspetta, ho sbagliato io allora. Ok, poi vado a mettere questo sul pulsante. Che bro, mi associo, siete delle bestie. No, ti giuro, me l'ascolterò con tanto piacere io sta live quando me la vado a rivedere. Ok, guarda che viaggetto. Sto portando Inside, che è un gioco alla Limbo. Ancora devo capire bene, siamo un bambino che praticamente sta scappando da una sorta di associazione, immagino. E questa associazione vuole farci fuori. Non ho ben capito perché, forse siamo una fabbrica. Oh! Aspetta un po'. Bello. Eh sì, c'è un problema però. C'è un bel problema. Oh. Oh, interessante.
Allora, però io c'ho un problema adesso. Eh no. Lo vedi? Sei tu la bestia che sfrutti quell'entità per scappare? Probabile, probabile. Ok, adesso sì, posso farlo. Poi. Pensate che enigmi. Mi piace sta storia. Mi piace un sacco. Ok, per il momento mi sta piacendo veramente molto. Non riesco a capire chi possa averlo criticato sto gioco. Ma forse vedrò i problemi, appunto. Aspetta però. Lo metto al centro proprio, ragazzino. No, quelli dell'ultimo Resident Evil non erano così brutti, dai. No, è troppo. Mamma mia. Ok. E anche qui ci siamo riusciti. Immagino che qui ci sia uno di quei collezionabili. No? Strano. No, c'erano degli enigmi, mi pare. Ah no, c'ha ragione, è vero, non ci stavano. Vabbè, ce n'era uno, dai, era quello della diga, l'unico era quello della diga. Sì, è molto carino. A dopo, Piro! GG! Allora. Aspettate, ne ritorno un attimo su. Oh, c'è una cassetta lì. Aspetta che mi sta a morire questo. Ma come salgo io lassù? Non riesco a vedere niente, quello è il problema. Non riesco a capire quello che devo fare. Ciao, salvo, un bacione. Forse è qui? Ah, sì, è qui. Ok. Cosa? Ah, sono le 3:20. Ci abbiamo ancora un'oretta. Ok. Ma comunque è molto carino. Gli enigmi sono semplici per il momento. Poi non so se cambiano, se diventano un po' più cattivelli, ecco. Ok. Sì, lo conosco Dead Space, ci ho giocato. Quando mi pare un paio d'anni fa ormai, l'avevo portato anche in live e oh! Non era male, solo che mi è andato un po' noia dopo un po'.
Non ho giocato al 2, non ho giocato al 3, ecco, l'unica cosa sono quelle. Sì, ma non puoi affogare dopo 2 secondi. Il 3 forse è meglio. Vedremo. Immaginavo che ero qua sotto. Allora, vediamo un po'. Limbo è molto più complicato. Ma Limbo è molto più stranino, se è per questo. È molto cupo. Ciao Male! Ciao Male, come stai? Allora, ragazzi, facciamo lo showtino a Male, che anche lui streama. E io non mi ricordo quello che devo fare. Aspetta, non c'è niente che io posso fare qua sotto? Vediamo un po'. Magari se faccio così. Però aspetta, io vedo là. Non ho ben capito se è l'acqua. Come stai, Male? Come va la giornata? Si chiama Inside ed è un gioco particolare, diciamo così. Perché è un po' interpretazione, quello che vedi noi lo stiamo cercando di elaborare. Però io sinceramente mi sono bloccata. Ma io qua che devo fare? Ok, forse ho capito. Però mi devo sbrigare, beh. Sto cercando di recuperare delle live alcoliche di ieri e ammetto di non essere ancora sobrio. Oddio, come la live alcolica? Che avete fatto? Ma si può fare? Come dovrei fare secondo lui io? L'altro ragazzo con cui stream è attore. È tornato dalla tournée dello spettacolo di Riccardo III. Quindi niente, si sembrava giusto festeggiare. Ah, ecco. Secondo... mia. Cioè oggi cioè, sono un paio di giorni che mia è ostile. Ma proprio ostile. Mozzica e basta. Sei antipatica pure, sai? Sai, dico a te. Sei proprio antipatica. Ah, mo fai la dolce. Stamattina mi hai mozzicato tutto il tempo. Comunque ragazzi, a breve prenderò un nuovo microfono perché mi sono resa conto che questo un po' è bassino. Non so se in live si sente bassino, ma io quando risento le live mi pare che sia un po' bassino. Perché ti vuole bene. Sì, ma non mi devi pizzicare a mamma. Ragazzi, io non so come fare qua. Non posso saltare, non posso fare niente. Aspetta. Sono baci d'affetto. Insomma. La signorina è un po' rognosa ultimamente. Ma è proprio incattivita. Quando lei gioca, cioè non lo fa proprio con tranquillità. Io l'avrei insegnato alla sorella. Dicevo, comunque il microfono voi lo sentite bene o no? Perché comunque io prenderò un altro microfono e vabbè.
No, che faccio? Ah, meno male, ci sono riuscita. Non capivo la cosa dell'altro pulsante, però. Perfetto. Però vorrei prendere appunto il Blue Yeti, che infatti acquisterò a brevissimo. Perché mi sembra un po' più professional, un po' meglio. E riesco a fare anche le live in stereo. Questo purtroppo non posso aumentare o ridurre il gain, non posso regolarlo come vorrei, ecco. E quindi mi tocca far così. E sono contenta comunque che prendo un altro microfono. No, Nari, non mi dai la voce profonda. Immaginate l'ASMR con la voce profonda. Ciao ragazzi, sono Lady Laria e vi voglio tutti bene. Va bene. Ciao Nori. Andate a seguire Nori comunque. Alle 5 e mezza noi ci troviamo tutti nel canale di Nora, che giochiamo tutti insieme. Io, Nori, Nora e Liquidino. Ormai stiamo mettendo su la compagnia del bordello, è ufficiale. C'era già, ma io, Nora e Liquidino stiamo facendo parte. Soprattutto io e Nora. Aspettate un attimo, devo fare così, devo sdondolare. Ok. Forse c'è tempo. Era meglio se mettevo un po' più di tempo. Io e la fretta, signori, io e la fretta. Ci sei, Maria? Perfetto. Perché sì, Maria frequenta anche il canale di Nora. Che è bravissima, Nora. Nora è la regina degli horror, mica come me. Allora, ragazzi, qua devo fare la brava. Devo fare le cose a modino. Come dicono in Toscana. Fare le cose a modino. Cazzo, cazzo, cazzo. No, dai! Voglio mettere altre effette voce, però siccome è un programma un po' complicatino per quanto riguarda i vari effetti, perché non c'è un'anteprima, il modo giusto per farlo è dovermi registrare ogni volta che faccio un vocale. Quindi spero di riuscire a mettere qualche vocale nuovo, che sia un po' più... per variare un po' di più. Aspetta, aspetta. Magari davvero metto quello da chiesa. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù. Brigati! Mi fido. Io e l'ansia. Una storia d'amore che dura da 31 anni. Comunque cerco di seguire un po' tutti, ma ogni tanto non è possibile. Lo so, Maria, ti capisco benissimo, perché anch'io ci provo a seguire un po' tutti. Poi c'ho i miei impegni, c'ho il fatto che la sera voglio stare con i miei amici. E quindi in genere la sera io su Twitch non ci sono. Oddio, che cos'è? Che cos'è? No, no, no! Bastardo, mi stai fregando, eh? Aspettare un attimo. Sì, siamo tutti ansiosi. Perché? Ma c'era il tubo. Ah, giustamente, però. No, questo è complicato. Questo è complicatissimo di pezzo. No! Me l'ho scordata. Allora, io mi metto qui. Vediamo se ho fatto la scelta giusta, ma non penso. Appunto. Dai, sbrigati, sbrigati, sbrigati. Ok.
Meno male, meno male, meno male, meno male. Mi fa venire l'ansia sto gioco. Comunque, volevo chiedervi. Il sabato generalmente è la giornata cooperativa. Dipende poi dai momenti in cui trovo disponibili gli amici e tutto quanto. Però la domenica io vorrei fare una giornata o per Binding o per Dead by Daylight, anche se sono scarsina. Culo. Ciao Martino! Culo. Sì, ricorda molto Little Nightmare. Culo. Come stai Artino? Dicevo, volevo fare una giornata dedicata o a Binding of Isaac o a Dead by Daylight. Che Dead by Daylight io non ho mai modo di giocarlo e a me piace molto. Non so, volevo dedicare un giorno appunto a questi due giochini qui, che sono un po' lunghi, un po'... a volte un po' monotoni. Pure la stringa. Eh sì, stavolta sì. Poi cercherò di mettere le stringhe anche per gli altri sound. Oddio il cane! Oddio il cane! No, nell'acqua no, Ah, c'ho una ferita sulla testa, cacchio. Come stai, Artino, comunque? Artino, ci sono... Ah! Ah! Oddio, no, 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 no! Affanculo, cane di merda! Ci sono riscattabili con i punti. Gli effetti vocali. Ecco, tipo questo. Tipo la voce profonda. Il cane di merda mi ha ammazzato. E io adesso come invento? Niente incertezza, niente incertezza, niente incertezza. Io mi butto in acqua! E mo? Ma tu sei scemo! Però devo fare così, hai visto? Ho capito. C'ho l'ansia quando arrivano queste cose. Ok, ho capito come fare, dai. Che si fa male dai cani, ma io li amo i cani, ma non questi. Cani di merda. Devo fare così. L'ansia, signori, l'ansia! Io vado, Oh! Grazie a Dio! No, il cane! Voglio solo riconoscerti, poi magari giocheranno con te. No, no, no. Grazie, tipo che anche... No, no, morde! Che cazzo fai? Niente. Invece di premere giù ho premuto avanti, cretina! Che anche abbaia non morde, il cazzo! Sei motta come il pandoro, il panettone. Mamma mia che botta! Oh, c'è un tizio! Vaffanculo! Non mi devo far vedere. No, e come faccio io qui? Anch'io sono Team Pandoro.
Dai che mi butto, eh. E adesso? No, che schifo i panettoni con i canditi, che schifo, ti impandoro tutta la vita. Cacchio, le faccio gli sticker adesso, ti impandoro, ti impanettone, però non è periodo. Una volta ero team Pandoro, ma poi crescendo mi piace il panettone. No, 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 no. Team Pandoro a vita. A me i canditi e l'uvetta fanno altamente schifo. I canditi manco troppo, perché poi li ritrovo dentro al coso, come si chiama? Che ho fatto? Aspetta, come si fa? Ok. Dico, li ritrovo dentro i cannoli siciliani che fa mia mamma, quindi vabbè. Però il panettone proprio non mi piace, ci ho provato. Ma dove sto andando? Non si dice che è schifo, si dice che è schifo, che blah. Si dice blah. Sei sicura, Lady? C'ho la mia mamma che è di cani cattivi. Lo si sottolinea in questo caso. Vince è così culone e Puzzone che è team torrone. Ovviamente, anch'io sono team torrone, soprattutto quello con le nocciole e il cioccolato fondente. A me quello bianco non mi piace, per esempio. A parte che c'è il miele, manco me lo posso mangiare, quindi... Sono team Pandoro e team Torrone. Ma Pandoro e Torrone sono due cose differenti. Cioè team Pandoro e team Panettone sono una cosa. Il Torrone è un'altra cosa ancora. È una cosa che va oltre il Pandoro e il Panettone. Il Panettone. Il Panettone. Aspettate un attimo. Che mi sa che qua c'è un collezionabile. Ma tanto non li sto prendendo, quindi vabbè, andiamosene. Entrare qui. Cazzo fai? Team Kinder fette al latte. A me piacciono, ma c'hanno il miele e mi fanno venire l'orticaria. Perché c'era una minima traccia di miele. Ciao Paul! Ciao Paul, come stai? Però a sto punto se devo proprio scegliere Kinder Delice. Beh, niente, io non so. So perché mi punta da un'altra parte. Oh. Poi vediamo un po'. Lo so, lo voglio rompere sto muro. Tanto lo posso fare e lo faccio. Niente. Tutto bene, tutto bene. Sono, sì, allergica al miele. Cazzo fai? Ah. Sono allergica al miele, purtroppo. E per fortuna. Perché a me tante cose con il miele non mi ispirano. Tipo la senape, tipo il baklava, robe così. Quindi manco devo avere l'obbligo di provarli, perché non posso. E se è liquido mi blocca proprio il respiro. Mi fa gonfiare la gola e mi blocca il respiro. Se è in minime tracce, in minima quantità, mi fa venire l'orticaria. Divento tipo l'orso Balù che si gratta sugli stipiti. Il baklava è un dolce greco. Con il miele, tipo le mandorle, le noccioline, non mi ricordo. Aspettate un attimo, voglio andare a vedere là. E quella cosa non mi piace, mi sa che si rompe.
No, non mi ci butto. Comunque sia, un dolce greco. Io qui. Oddio! Perché siete pazzi? Mi fate morire così. Team birra alla spina. Non mi piace la birra. Mi piace. Mia madre mi ci minacciava da piccola. Dice: se non vai a dormire ti faccio bere la birra. Non mi piace, è troppo aspra. O amarognola. No, le cose amare o con un certo tipo di sapore non mi piacciono. Con tutto che ho provato una birra artigianale che era buona, ma non riesco a farmele piacere. Ma pensa a te. No, ragazzi, davvero non riesco a farmi piacere la birra. Infatti dico, sono una persona abbastanza stranina, penso. È possibile che vuoi? C'è Mia qui che mi sta spiando. Cosa vuoi? Boh. No, niente caffè amaro. Non mi piacciono né le cose amare né le cose aspre. Mia, se non ti levi, ti butto fuori dalla stanza. Ok. Team tiramisù. Ovviamente sì. Ovviamente sì. Il tiramisù ha vita. È vita e amore. La birra americana aromatizzata alla merda fa schifo davvero. Ma sapete che c'è un caffè? Ho saputo che c'è un caffè che praticamente è molto pregiato. E... aspettate, devo passare sotto. Mia, ti devi levare dai coglioni. Mia, togliti. Ti giuro, una maledica oggi, eh. Ed è fatto con la cacca di scimmia. E mo che faccio? Cioè, spiegami il senso per... ah! Ok, ok, ok. Dai, dai, ho capito. Perfetto. Bullissimo sulla gatta. No, è la gatta che bullizza me. Anche a me piace la birra, a parte il fatto che sono astemio. Io se bevo, purtroppo... non reggo molto l'alcol, perché comunque mi date un calice di vino pecorino, è un vino romano, si chiama proprio così, è un vino bianco. Io comincio a ridere, ma comincio a ridere in modo sguainato, non sto scherzando, vi faccio fare le figuracce. Quindi non fatemi mai bere, però se mi date uno sciottino di tequila con un po' di sale e lime... Dormo che è una meraviglia, mi fate un favore. Io non riesco mai a dormire bene. Vedete che c'era da ste parti. No. No, io comincio a ridere davvero in un modo esagerato. C'era questo locale che a Roma, davanti al Policlinico Umberto I, che si chiama Il Fauno. Ecco, con i miei ex amici, vabbè, non è che non siamo più amici, però ci sentiamo veramente poco adesso, abbiamo cambiato un po' stili di vita, eccetera, eccetera. Andavamo a questo locale e praticamente noi ci prendevamo di consueto questo calice di vino. Solo che succedeva? A me la gente mi riconosceva. Perché cominciavo a ridere, ma male, ma male, male, male. Quindi io ero diventata una sorta di mascotte di questo locale. C'era la gente che mi offriva il vino per farmi ridere. Ho fatto, ok, ok che mi piace il vino, però ehi,
Non sono proprio un amante delle grandi bevute, quindi basta per favore. No, aspetta, come faccio a premerlo? Non lo posso premere. C'è qualcosa che devo fare, ma non riesco a capire. Siamo proprio degli opposti a non mangiare, lo sai, Ledina? Adoro la roba aspra e amara, tipo limone, rucola. No, vi giuro, ieri sera. Allora, io ultimamente devo mangiare la frutta, no? E io la frutta non mi piace. Non l'amo, appunto, perché è aspra. E le cose aspre mi fanno venire davvero una sorta di tic all'occhio che mi dà fastidio. E ieri sera c'erano le fragole aspre. Stavo morendo. Mi stavano a venire i brividi, quelli brutti, ma sai quelli brutti, brutti? Ho detto ti prego mamma, basta con queste fragole. Capisco che piacciono a papà, ma a me le fanno schifo. Queste così aspre, perché quando sono dolci mi piacciono. C'è la frutta dolce, sì, lo so, ma quella dolce la devo evitare. Quindi sono fregata. Io non so che devo fare qua. Poi le cose amare proprio lasciamo perdere, che mi fanno ancora più schifo. Niente, non so. E non posso manco tornare indietro, mi sa. L'unica cosa che vedo è questa. Una bella mela matura mica ti fa male. Mi ha stufato la mela. La mela me la mangio, la pera, le banane, le arance non le mangio perché sono troppo aspre. I mandarini sì. No, comunque sì, la frutta sì, la mangio, però non mi piace. La mangio perché la devo mangiare, perché sennò mica me la mangio. Vince, ti ricordi per caso che devo fare qui? Perché io non so proprio. Mi sono persa. L'arancia vaniglia? Ok, ci proverò. Me la segno. Ho provato, però non mi pare che ha sortito effetti. Oh, forse devo fare così, aspetta. Dov'è il pulsante? Qui, eh. Guarda che devo fare così, eh. Aspetta, aspetta. Ho capito. Non ci avevo pensato a uscire dalla robetta là. Però la sta svuotando tutta. Ok, ho capito quello che devo fare. Perfetto, dai. La facciamo svuotare un po' tutta. A meno che non devo fare il salto e basta qui. Che cazzo fai? No, ho sbagliato. Mannaggia. Vediamo se riesco a fare il salto da qui. Non penso, però. Ah, penso di sì, dai. No.
ti pareva che era così semplice, non ce la fa. Devo farlo per forza in quel modo. Come stai, Debbie? Se lo lasci dall'altro lato della barriera così sei di colore. Aspetta. O sei così culona che la gente che prende l'auto per fare 100 metri. No, il problema è che non ci arrivo. Forse sì. Aspetta un attimo, forse ci posso passare in mezzo. Come stai, Debbie? Cioè non... Stavo fresca. Niente, sono stupida. Però immagino... Aspetta, forse ho capito. Immagino, Debbie. Immagino. Ti do un abbraccione forte forte. Per il resto... Che dici? Hai fatto qualcosa di bello in sti giorni? Io lo porto di là questo. Sarà a letto a dormire. Oh, non ti pare niente. Io vorrei tanto dormire. Comunque, Debbie, dopo siamo io, Nori e Liquid da Nora. E giocheremo a dei giochi beceri dove si ride tanto. Vieni a vederci. Allora, vediamo un po'. Io torno indietro. Dai. Oh. Ok. No, la voce acuta. Ecco, Debbie, ho messo questo effetto vocale grazie a Nori. Che mi fa vedere una voce acuta. Oddio, è troppo strana sta roba. Allora. Io lo lascio lì perché tanto so che mi servirà. Cosa so? È 54, abbiamo ancora mezz'oretta. No, cazzo. Ciao Arcadia, ciao, come stai? E niente, la voce profonda. Come state, ragazzi? Lo facciamo lo sciogliere per fuori. Aiuto. E niente. Allora abbiamo messo degli effetti vocali riscattabili. Cos'è sta roba? Cos'è? Ma mi ha preso. Ma che stronza. La domenica è sempre chill. Ma che devo fare? Ok, la devo illuminare praticamente. Perché così. No. Cioè, praticamente io devo andare avanti con questa che mi rincorre nuotando. Perfetto. La faccio allontanare un po'. In serio non è tanto chill, ma è tanto tanto bello. Infatti mi sta piacendo molto. Dicono che a livello di enigmi è un po' peggiore rispetto al Limbo. Però a me sta piacendo molto. Ecco, vai indietro. Ci provare. Tipo Lily quando... No, Lily, Mia quando... Quando mozzica, ha fatto un ci provare, vai via.
Aspettate, aspettate. Ma dai! Che cattiveria. Comunque è sempre colpa di Vince, sempre. Credo proprio che il giocherò anch'io. Li ho messi entrambi in wishlist. Sono molto carini, ti consiglio. A parte che l'avevi già letto tu. L'avevi detto tu, dico. Little Nightmare 2. E Little Nightmare. Sono molto molto carini. Sono dei giochi che praticamente sei tu a dovergli dare una sorta di interpretazione su quello che vedi. Ma a volte la storia non te la dicono. Cioè, i sviluppatori a volte ti dicono la storia un po' come è stato per Little Nightmare, che ci spiegano di Six e della sua storia. E a volte no, tipo Limbo. Però Limbo veniamo a sapere che deve salvare la... No, salvare, trovare la sorella appunto nel Limbo. Credo proprio che... Lady Sad, se non la blocchi... Come la blocco? Sai, anche un altro gioco bello che appunto te ne può parlare Lux e te ne possono parlare Lux e Rhyme. Ok, perfetto. È Undertale, non so se lo conosci, ma penso di sì, è un po' famosetto. Io non ho giocato il 2, però siccome ho 3 mesi gratuiti di Stadia e questo mese è ancora disponibile Little Nightmare 2. Appunto, ragazzi, vi voglio spiegare questa cosa. Se voi fate determinati passaggi che... Vince, ce l'hai ancora le istruzioni per sbloccare i 3 mesi di Stadia? Per prima cosa dovete mettere il primo mese gratuito, ovvero fate la prova gratuita di Stadia. Così avete 4 mesi invece di 3. Perché io questa cosa non l'ho fatta e me ne sono trovata solamente 3. Poi dovete iscrivervi sul sito di Lenovo, seguirli su Twitch, su Discord. Dopodiché vi daranno il codice per i 3 mesi gratuiti di Stadia. Ovviamente poi annullate l'abbonamento, quindi non dovete manco rinnovarlo tra 3 mesi e fate tutti questi passaggi. Oh, ha fatto una piramide di Attila, di Raccoon. Così se lo volete provare... Lo provate, però vi avverto, funziona solamente su Chrome, su Google Chrome. Ho provato a farlo funzionare su Firefox, non funziona. Quindi se dovete fare questi passaggi, fateli su Chrome direttamente, perché lì funziona, su Firefox no. Ok. E poi vi ricordo che c'è un mese gratuito di Xbox, no, gratuito no. Xbox Live Game Pass Ultimate a 1 euro proprio in questo periodo, quindi approfittatevene se volete provare questi abbonamenti. Purtroppo PS Now non fa mai sconti di questo tipo. Ecco, questo mi ricorda tanto Little Nightmare 2, l'inizio. Ehi, ah, devo spingere. No! E quello? Andiamo a scalzarlo. Grazie, Vince. Non riesco a capire che devo fare qui. Comunque non sto ben capendo. Io pensavo che erano dei bambini. Cioè, quando l'ho visto il trailer, pensavo che si parlasse di bambini, non anche di adulti che venivano sfruttati in un qualche modo. Venivano... Che cos'è sta roba? Sacrificati per qualcosa. Non capisco. Certo, sì, Arta. Sì, lo so che non ha la faccia. Ma sono tipo dei cloni, non ho ben capito. 19? 18?
Ok, devo mettere un peso specifico. Non ho la faccia, e questo lo so. Boh, speriamo di riuscire a fare questo enigma in mezz'ora, perché mi sa che ci vorrà un po'. Riesco a capire. Ciao Luigi! Ok, Vince. Non riesco molto a capire adesso. Devo trovare una sorta di... di robo che le spinge. Prova a spingerli. Però magari vado a liberare quel tizio laggiù. Come sta Luigi? Come va? Quei mo che torna Vince gli faccio fare lo showdino. Bene, dopo un pisolino post pranzo. Beato te, io non mi faccio una dormita come si deve da un po'. Vero? Vero, signorina? Ah, sta disgraziata. Ok, adesso libero lui. Non posso liberarlo. Seriamente? Non posso liberarlo. Col cane sulla schiena, addirittura. Allora, andiamo giù. Vediamo, vediamo. Vediamo di qua. Mi sa che sto pezzo sarà lunghissimo. Non so se ce la facciamo a finirlo oggi questo. Di pezzo dico, eh. So benissimo che oggi non finisco il gioco. E giustamente sto da sola. Mi serve una mano. Per il resto come stai Luigi? Che hai fatto oggi? Che programmi hai per più tardi? Senti, me lo dai? Ciao Fozzi! Come stai, Fozzi? Oh oh, è un po' come risalgo. Io non so assolutamente quello che sto facendo, però. E non mi piace. Oh, tre personcine. No, cinque personcine, scusate. Tutto bene, tutto bene. Mi ricordo la domenica del freschino, bello come programma. Sì, mi piace, mi piace. Bello, accurato, preciso. Vediamo un po'. Non so quello che devo fare, sinceramente. Quella è la cosa che mi preoccupa. Un'area troppo ampia. Mi confonde. Forse lo devo fare dopo quel pezzo. Vediamo un po'.
Via. Tu lo conosci questo gioco, Fozzi? Tutto bene, Luigi. Oddio! Un po' stanchina, ma bene. Questa è la mia prima volta che ci gioco, quindi non, io non so assolutamente niente. Ha una trama bellissima. Sì, lo sto vedendo. Cioè, la sto interpretando a modo mio, però non capisco ancora. Forse è troppo presto. Ci dondoliamo. Ok. Ok. Ah, ok, perfetto. Li posso... Oddio, è diventato Abe Odyssey, Oddworld. Oddio, no. Posso... Ah, mi sollevano? Mi sollevano. Bello, mi piace così. Più che altro lasciarsi influenzare dal giudizio degli altri su certi titoli è pessimo. Sì, sono d'accordo. Perché poi non te lo godi. Parlo in generale, non dite nello specifico. No, 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 non lo so. Ho capito quello che intendevi. Vince, lo fai lo sciodino a Luigi, per favore? Magari non avessi la faccia, Artino. Allora, adesso andiamo a liberare il tizio. Poi vado di sopra, libero quegli altri... No, aspetta, prima devo fare questo. Però mi piace tantissimo sto pezzo. Sta piacendo un sacco. È bello, bello. Possibile che l'hanno criticato, Vince? Io non ho sentito opinioni negative su sto gioco. Che bravi, mi spingono. E qua? Eh no, aspetta. Aspetta. Ah, ok, c'è la scaletta. Pensavo che dovessi togliere la cosa. Come si dice? La... Ah, non mi viene. La cosa di legno, vabbè. Non intendevo più una roba alla Undertale. Ah, ok. Il problema è che nessuno si caga gli indie o i doppia. È quello il problema, lo so. A me piacciono tantissimo. A volte mi danno più soddisfazione questi che effettivamente le AAA. Ultimamente è proprio così. Certo, le AAA sono belle pubblicizzate e tutto quanto. Che devo fare? Ah. Riesco a capire tu. Ah. No. Ah, ok. A parte lo stesso, meno male. Madonna, madonna. L'ha criticato una sola persona che conosciamo e che è un criticone di suo, ho capito. Come si fa? Perché? Perché criticano giochi che...
La critica oggettiva mi piace perché dici ok, non fa per me, ma non è effettivamente brutto, oppure ha questi tipi di difetti, però non lo rende un titolo di merda. Queste mi piacciono di... Ah, quasi? Queste non sono brutti giochi, però non mi puoi dire che un gioco che tu non capisci, che non riesci a capire, sia effettivamente brutto. Non lo capisco. Perché effettivamente cosa c'ha di brutto sto gioco? A me sta prendendo molto. Allora, vediamo un po' di qua. Ma non muoiono così. Oh, oddio, Porelli! Io non ho ben capito se noi siamo cloni o se siamo effettivamente persone. Comunque io sono dell'opinione che è vero, ognuno deve giocare il gioco per darsi una propria idea, per diciamo avere una propria opinione di questo gioco. Chi sente solamente le recensioni non penso che si goda veramente i giochi. Però per il resto c'è sempre bisogno di una critica oggettiva. Il discorso che fanno tipo questo gioco fa schifo e basta, non le accetto. Dimmi quali sono i punti deboli, dimmi quali sono i punti forti del gioco, cose così. Ma io non volevo questo. Ok, andiamo bischeri. Non amo le critiche un po' da bimbi. Che effettivamente dire questo gioco fa schifo e basta è da bimbi. Voglio un'opinione, un qualcosa di concreto. Ops. Figo però così. Arrivano gli altri! E beh? Ah, ok, guarda che devo fare. No, devo andare in tempismo. Dai. Dai, per poco. Ah, GG. E mo me li porto. Purtroppo devo andare. Grazie mille per la compagnia. Ok, ciao Mario, buon pomeriggio, buona giornata. No, non mi piace manco a me fare certi nomi, però fare critiche troppo limitate non mi piacciono proprio, non le ho mai accettate. Dammi una motivazione. Dimmi, quel gioco è così, è brutto per tot. Ascolta le altre opinioni, non che rimani tipo della tua opinione che questo gioco fa schifo a prescindere, perché non è così spesse volte. Ciao Axel! Ciao Axel, come stai? Glielo facciamo lo shoutino, per favore. Un capolavoro ai livelli di Little Nightmare. Esatto, esatto. Ci siamo? Come uno? Chi mi sono dimenticata? Ma come due?
Che mi sono dimenticata? Sì, è meglio evitare, però... Ti seguono come il pifferaio magico, esatto. Ah, magari qua dentro, aspetta. Fermi là voi, eh. Ecco, vedi, ci stava questo. No, ma questo è morto. Poverino. Ok. Comunque a me sta piacendo tantissimo. Peccato che non l'abbia mai giocato prima. Ma sapete, sono quei giochi che dici, ok, prima o poi lo gioco e poi non lo faccio mai. Invece mi sta piacendo molto. Mi piace il fatto che lo sto giocando in live. Così ne possiamo discutere insieme. Ok, ce l'abbiamo fatto. Ciao. Ciao piccoletti. No, ha perso il cappello. Quello per... Ciao Arcangelo. Per 20 minuti devo recuperarlo. Molto carino, sai. È molto molto carino. Oddio, 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 oddio. Corri, fuggi. Madonna, che botta. Ciao Alina, ciao Alina. Vince, facciamo lo sciotino. Sia Arcangelo che Alina. Come state, ragazzi? Alina, tu sei sempre nei nostri pensieri, sappilo, perché ogni 2-3 dico c'ho l'ansia. Ma vediamo un attimo. Vado, corro. Fuggo. Ebbene sì, comunque ragazzi, ci sono gli effetti vocali sulla voce. Ah! Mamma mia! No. E come facevo? No, la voce profonda, no ragazzi! Ma in tilt poi! Devi fare due shot insieme, sì, sei abbastanza ricco oggi. Ma vediamo un po'. Le bombe soniche, eh. Sì, infatti per leggere però mi sono fatta ammazzare. Ah. Vince, manda la clip quella. Oddio, il cane, il cane! Madonna, l'ansia. Corro, vado, fuggo. Ok. Fatta. Cos'è sta roba? Ah, ok. A che serve? Non capisco. Ah, ok, sì. È bellissimo davvero il gioco. Ok. Però c'è un problema. Dai, per poco. Ah, ah, il cane. Sì, sì, sì. Devo solo metterlo un po' più in alto.
Ok. Posso dirle che sto odiando io ste bombe invece? Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la posso fare, appunto. Come faccio? Come faccio? Ma io dico da qua, poi. Qua è un problema. Sì, certo, Axel. Però ci penso un attimo. Non posso tornare giù, no? Giustamente. Hai ragione, Axel. Il fatto è che va tanto veloce. Va troppo veloce, è quello il problema. Ciao, salvo, un bacione. Vediamo un attimo. GG, grande Axel. Ciao Robby! Ciao Robby, come stai? Aspetta un attimo. Madonna, le cose a tempismo. Bello, finito, dai. E no. Ma pure qui. Tutto bene, Robby? Tutto bene. E gli facciamo sentire gli effetti a Robby? Che io ho messo due effetti vocali, come ha fatto Nori. Ovvero la voce acuta e la voce profonda. Ecco, tipo questa è la voce acuta. Mi sento molto, molto chipmunk. Porca Eva, non l'avevo immaginato. Facciamo questo pezzetto, lo superiamo e poi andiamo da noi, che è ora, Perché oggi ho cominciato alle 2:30, proprio perché alle 4:30 sono da Nora a giocare a Signorina Pranzo, ovvero Lunch Lady, e sotto chiave Underlock. Ti prego no, ti prego no, ti prego no. E vaffanculo. Ma ci devo andare precisa, Lunch Lady è un gioco tipo Devour. Devour. E praticamente tu sei, devi entrare a scuola per prendere gli esiti, cioè le risposte di un esame. Intanto hai a che fare con la cuoca, che è una tizia molto molto brutta, che ti prende a padellate e ti fa vedere le mutandine da sotto. Ebbene sì. Ok, facciamo così. GG. È un giocaccio che a noi piace tanto, però. Ho sbagliato. Niente, ok. Pensavo che dovessi coprirmi anche quando saltavo, invece no. Allora, aspettiamola.
Ah, da qua mi fa ricominciare, meno male. Ok. Ho sbagliato. Niente. Pensavo di trovare un'altra che andasse più veloce poi. Un'altra piattaforma. Ok. Che è successo? Ah, mi si è scollegato il pad. No, non mi si è scollegato il pad. Scusate un attimo. Ciao Mario! Aspettate un attimo che è successo qualcosa al pad che non capisco. Ok. Mi si è scollegato il pad dal Bluetooth. Che cazzo? Ok, adesso sì. Come stai, Mario? Grazie mille, Steve TV, per il follow. Vediamo un attimo. Ok, 28. Facciamo sto pezzettino qui. Andiamo avanti. E poi... ci fermiamo. Ciao Steve TV, ciao, calcola che ci stai trovando proprio addirittura d'arrivo, però io ti ringrazio tantissimo per il follow. Immagino che tu streami, visto che hai la dicitura TV. Vado a mettere il cellulare sotto carica e ci vediamo dopo, ok? A dopo Maria. Se vuoi ti avviso quando inizia la live, grazie Robby, magari. Mi fai un favore Robby, grazie. Ti ricorda Portal? Allora gli facciamo lo shoutino. Allora, noi a chi streama facciamo lo shoutino in genere. Facciamo lo... No, no, si fa lo shoutino. Vince, glielo fai per favore? Comunque, che cosa porti in genere? Dici, dici, presentati un po'. Ti volevo chiedere, hai iniziato da poco, hai iniziato da tanto? Dai, 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 dici, che noi siamo curiosi. Io per esempio porto principalmente horror, anche se non porto solamente horror. Ah, mi sa che ha tempo. E lo sapevo io. Ok. In genere sì, porto principalmente horror, ma non solo, perché ieri abbiamo portato We Were Here Too con Vince, appunto, che è un mio amico. Poi abbiamo portato Tombi, Spiro, un sacco di bei giochini. Ci dica, si presenti, adesso che abbiamo un attimino di tempo. Tombi 2. Allora, io immagino che devo fare così. Ma pensa te. Ok, aspetta. Io gioco da PC e porto giochi come Far Cry, Horizon, giochi horror. Ogni tanto per svagarmi qualche FPS, poca roba. Però aspetta un attimino, visto che ci siamo, visto che lo posso fare. Secondo, perché non mi hai aperto la pagina? Ci sono i miei vicini di casa che stanno facendo casino. Ti metto il follow, perché già che mi hai detto che porti horror, mi piace. Qui
Quindi, allora, benvenuto qui da questi pazzerelli. No, ho fatto una cazzata, aspetta. Prima devo avviare questo e poi ritornare qua. Ok, aspetta, ci riusciamo. Uno, due, tre. Ok, ce l'abbiamo fatta. E qui giustamente. No, un'altra volta questa no, eh. E di che? Comunque ho visto che porti Biomutant. O Biomutant, non so come si dice. Io lo chiamo Biomutant. È bello. Perché io ho visto solo un pezzetto l'altro giorno da un amico e mi sono addormentata come una fessa. The Last of Us. Ah, calcola che quello è stato il motivo per cui ho comprato la PlayStation 3 nel 2013. Ebbene sì, The Last of Us è uno dei miei giochi preferiti. L'ho giocato 12 volte, non so tu. Volevo piangere. Perché volevi piangere? Perché l'hai aspettato per tanto tempo eppure tu sei rimasto deluso. Ah! Questa no! Questa non ci voglio stare con questa! Oh, questa mi affoga. Questo mi affoga! Questo mi insegue! Io corri, sciò, vattene, via, sciò. Mi ha deluso. Oh, mi dispiace. Calcola che c'era anche il mio ex che aveva un sacco di aspettative. Quindi penso. Non so effettivamente. Ormai la sua opinione non lo sento più. Giusto, Monci. Però lui pure l'ha aspettato per anni. Chissà se è rimasto deluso. Ma com'è sei rimasto deluso perché avevano promesso qualcosa che poi non hanno mantenuto? Ma perché tante volte lo fanno. Fanno spesso, purtroppo. Non pianga! Tanti giochi ci hanno deluso! La live è iniziata, perfetto. Allora, finisco questo pezzettino qui, gli faccio fare intanto il pre-live. E che devo fare? Dove vado? Ah, qui. Mamma, non ci voglio giocare io con questa. Mamma, questa vuole giocare con me, io non ci voglio giocare! Niente, sono una pazza. Allora. No, aspettate un attimo. Magari questo pezzo lo facciamo domani. Chiudiamo così per il momento. Sì, abbandoniamo perché è troppo lungo sta parte. È molto lineare come gioco. Diciamo che è veramente di un lento atomico, fatto male dalla narrazione. Lo sai qual è il problema, Steve? Che praticamente tutti i giochi che ci mettono veramente tanto a essere rilasciati, alla fine è così. Alla fine è veramente così. L'unico che forse si salva, che si è preso un 15 anni per uscire, è Kingdom Hearts 3. Però, c'è del gameplay nelle mie cutscene, ovvero che sono tutti video. A me non è che mi è piaciuto tanto il 3. Era tutto pieno di video e basta. Però sto notando che quelli che ci hanno messo veramente, veramente tanto per uscire, c'hanno tutti il solito problema. E comunque, io mi accingo a portarvi nella pagina dei crediti. Perché così facciamo i ringraziamenti. No, non me lo fa fare la voce acuta! Steve, purtroppo devo lasciarvi per il momento. In genere faccio fino alle 6, però oggi sono ospite nel canale di Only Nora, infatti stiamo andando da lei. Però intanto facciamo i crediti. Apro la pagina e adesso dovrebbero partire, no? Eccoli qua. Grazie per aver supportato il canale con i moderatori Isid, Vince, i nuovi iscritti Steve TV. E per il momento basta, oggi è andata così. Ragazzi, un paio di giochi che la gente pensa che sia veramente uscendo perché il Twitch si sta svuotando. Oh, la voce profonda. Faccio anche la risata finale, ti piace? Comunque, allora, visto che ci siamo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi. Mi dispiace che la live è durata un pochino, però sono giustificata, dai, oggi sono giustificata. Domani ci vediamo alle 3 sempre con Insider, così lo finiamo. E poi decidiamo insieme qual è il gioco da portare prossimo. Però portiamo degli horror, signori, ve lo dico, perché da qualche giorno che non faccio horror e mi manca l'ansietta, la paura, anche se io non è che mi spavento troppo con i terza persona. Però poi magari possiamo trovare un gioco in prima persona di quelli belli che fanno cambiare le mutandine, ecco.
Comunque ragazzi, vi ricordo di dare tutto il vostro supporto a Nora, che è bravissima, una bravissima streamer, e noi ci vediamo domani. Vi auguro buona serata e vi si vuole tanto bene. Ciao Sergio, devo andare purtroppo. Ciao ciao ciao. We'll be right back.